Ebbene sì, signori! Grazie al contenuto di questa scatola nera, ma anche a tanta buona tecnologia, possiamo avere tutto questo. E allora, non perdiamo altro tempo, seguitemi che vi spiego come si fa. Beh, signori, c'è poco da dire, ci sono tanti concorrenti agguerriti di Buddybank in questo ultimo periodo, ma io voglio dichiararvi che questo conto l'ho aperto in tempi non sospetti, prima ancora che si parlasse di collaborazione. Infatti sono tanti mesi che lo utilizzo e soprattutto faccio uso delle feature più interessanti che avete scoperto dalla copertina di questo video e dall'introduzione. Voglio allora raccontarvi quali sono queste chicche che permettono di fatto di distaccarsi completamente da tutto il resto della concorrenza. Il concierge. Sì, signori, infatti, abiti a parte è una funzione che potete avere tutti voi semplicemente attivando il modulo Love, 9,90€ al mese, che va ad aggiungere una serie di funzionalità al vostro conto Buddybank, una su tutte appunto questo concierge, ossia un assistente privato personale veramente fighissimo che risolve i problemi al posto vostro. Sembra quasi magico, ve lo assicuro, perché voi potete chiedere per esempio di prenotarvi la Shard. Io quando sono andato a Londra per il viaggio che ho fatto qui per il canale, mi sono fatto prenotare il deck direttamente da loro, non avevo voglia di informarmi, di capire come fare a saltare la coda, mi è arrivato il biglietto per mail e semplicemente è stato addebitato sul mio conto Buddybank. Oppure mi sono fatto prenotare l'Acropoli di Atene, quando ho fatto sempre il viaggio qui per il canale. La parte bella è che il sito non era tradotto in italiano e quindi si è occupato di tutto lui, probabilmente cercando un traduttore, anche poco mi riguarda. Mi permetto di aggiungere un piccolo consiglio da amico per cui probabilmente non serve tutto questo abito. Sappiate che il concierge si presenta e spessissimo sono delle ragazze, Giulia, Paola, Giovanna, Antonia. Fondamentalmente il dramma è che se state chattando con lei mentre siete in compagnia della vostra ragazza, beh, potreste passare dei guai. Ultimo ma non ultimo, prenotare i ristoranti, ragazzi, è fenomenale. Mi sono risparmiato un viaggione fino a un rifugio di montagna che risultava chiuso e io non l'avevo visto perché era nascosto all'interno del sito. Ma soprattutto, se il ristorante è chiuso all'ora della chiamata, loro se lo segnano, si ricordano di doverlo chiamare e se ne occupano personalmente. Veramente, veramente comodo. Sapete però qual è la parte più bella ed interessante? Il fatto che sia la business chat che effettivamente il servizio concierge sono perfettamente integrati all'interno di quella che è l'applicazione iMessage, grazie ad una partner sviluppata tra Apple e Buddybank. Ovviamente la parte migliore è utilizzarla al mattino, quando non avete magari voglia di loggarvi all'interno dell'applicazione, e sembrerà di chattare esattamente come con un qualsiasi altro vostro amico. Business Lounge. Infatti, signori, quello che non può assolutamente mai mancare all'interno della mia dotazione da viaggio quando mi trovo in giro per il mondo è sicuramente la carta di credito di Buddybank. Infatti, oltre a essere in questa bella colorazione nero lucido e soprattutto oltre ad essere una classica carta di credito che permette comunque di togliervi d'impaccio nelle situazioni critiche quando state viaggiando, perché sapete avete un plafond molto più alto di una carta di debito, avete la possibilità di noleggiare automobili e soprattutto di farvela accettare anche dove a volte si possono avere un po' di problemi con altri esercenti o soprattutto con le carte di debito normali. In questo caso, se attivate il modulo Love, quello di cui vi ho parlato poco fa relativamente al concierge, oltre al concierge avete anche il canone annuale pagato di Mastercard Elite. Questo nelle altre banche ovviamente si paga su base mensile e serve ovviamente per gestire tutta la parte di servizio che ha una carta di credito, ma soprattutto avete l'accesso illimitato a tutte le lounge di LoungeKey, che è un servizio fatto anch'esso in partnership con Mastercard che permette di accedere appunto a queste lounge che sono, diciamo, multibrand, a cui si appoggiano anche varie compagnie. In questo caso è molto bello avere queste aree che permettono di avere un po' di silenzio, di rilassarsi, soprattutto se arrivate prima in aeroporto, avete un posto in cui farvi una doccia, sì, perché alcune di queste hanno anche la doccia, mangiare, che non è affatto scontato visto quanto costa mangiare in aeroporto normalmente, e poi soprattutto con un po' di wifi magari andare a sistemare qualche documento e andare a lavorare. Veramente super top. Semplicemente andate al desk, mostrate il pass che vi viene messo direttamente nel wallet di LoungeKey e voi potete accedere anche con un ospite all'interno di tutte le aree che sono comprese nel servizio. Il segreto. Con il favore delle tenebre, infatti, voglio raccontarvi quella che secondo me è la novità più interessante e succulenta di questi giorni. Infatti, se aprite un conto Buddybank direttamente dall'app, vi assicuro, ci si mette veramente un attimo entro il 1° maggio e spendete 1000 euro soltanto con Apple Pay entro 3 mesi di tempo, da spendere un po' come volete per acquistare qualsiasi cosa durante il vostro mese, avete in omaggio le AirPods di seconda generazione con case Lightning. Secondo me un'offerta assolutamente da non farsi scappare. La parola chiave secondo me è cura nei dettagli. Avete visto il servizio concierge con tutta la sua gentilezza, il packaging che è curatissimo in tutte le sue versioni, ma soprattutto date un'occhiata all'angolo in basso a sinistra della carta. Invece della solita scritta appare Proud to be
Otto Kliman. Beh signori, da questi bellissimi uffici di Buddybank non posso far altro che dirvi che qui sotto in descrizione vi lascio un link in cui potete andare ad approfondire tutte le caratteristiche dei prodotti di cui vi ho parlato e soprattutto della succulenta promozione delle iPods. La parte bella è che se non siete clienti potete comunque utilizzare la business chat per andare a chiedere informazioni direttamente al concierge.